Signori, benvenuti in questo nuovissimo video di Super... ah no, non è la Superbike? La Sprint Race non è su... No, scusatemi. No, ho sbagliato, MotoGP. Ma non mi sembra il momento ideale per parlare di Superbike, Sprint Race. Parliamo in un altro video. Non si può fare un video su... È uno sfogo quello della Sprint Race, non si può fare così tranquilli. Parliamo delle qualifiche, ragazzi. È più un pre-GP che post-qualifiche. Allora, vi vado prima a dire tutte le file e tutti i piloti. Prima fila Bastianini, Bagnaia, Miller, seconda Martin, Quartararo, Zarco, terza fila Vignales, Mir, Aleix Espargaró, quarta fila di Gian Antonio Rins, Binder, quinta fila Marini, Nakagami, Espargaró, sesta fila Morbidelli, Oliveira, Bradl, settima fila Dovizioso, Bezzecchi e Derrin Binder, nona fila, se non erro, ottava. Mi sembra ottava, Remy Gardner, Raul Fernandez, Lorenzo Salvadori e ultimo Alex Marquez, 25esimo. Questi ragazzi sono i piloti. Sono i piloti. C'è anche un pilota in più. Questa volta non saremo 24 ma 25 con Luca Salvadori che qua correrà come wild card. Pole position per Enea. Mi è caduto il foglio che ho. Pole position per Enea Bastianini, ottimo, sono veramente contentissimo che Enea abbia fatto questa volta la pole position. Vediamo in gara, ma penso che Enea si possa portare questa gara a casa. Io onestamente, per quanto il bene che possa volere a Enea, spero che vinca Pecco. Pecco deve vincere per rilanciarsi al mondiale. Bastianini non si rilancia al mondiale, secondo me non ce la può fare. E speriamo che lo si buttino a terra perché se no sarebbe veramente potrebbe creare non solo un qualcosa, come si può dire, un capovolgimento, ancora un altro capovolgimento per il mondiale, ma per proprio, come si può dire, proprio una lite tra i due, perché non lo escluderei. Cioè, che cacchio è il nuovo Marquez e Rossi? Ovviamente no, stavo scherzando, sono ironico, cioè ve la potreste prendere male e ci avreste anche ragione. Speriamo, ragazzi, che vada bene la gara. Bagnaia parte secondo. Io non mi aspettavo che facesse la pole Bastianini. 1:28.772. Ormai Quartararo anche ha detto che le moto italiane se le sogna la notte. Io faccio fatica a crederci. Perché le tre file? Le uniche moto giapponesi sono Yoan Mir e Fabio Quartararo, Yamaha e Suzuki. Cioè, tutte le altre, Yamaha. Allora, Honda 1. LCR di... LCR eliminata del culo. KTM Satellite eliminata nel culo. Yamaha Satellite eliminata nel culo. Le Honda anche ufficiali eliminate nel culo. C'è l'unica Ducati eliminata... Anzi, le uniche due eliminate sono state quelle di Marco Bezzecchi e di Luca Marini, del team Satellite SkyWR46. Capite? Capite, ragazzi? Qua va molto meglio il buon Fabietto, le Ducati e le Aprilia. Va un po' peggio la Yamaha. Aleix Espargaró, che comunque è nono, partirà nono, è molto indietro. Speriamo che queste ultime settimane, ultima settimana di riposo, che la settimana gli abbia fatto bene per il suo problema. Ce lo ricordiamo, caduto FP4, che non ci saranno più dal 2022, dal 2023, insieme al warm-up. Se non sbaglio, se ne va pure quello. Quindi FP1, 2, FP3, qualifiche, sprint e gara. Ma non è questo il luogo. Ottimo, Bastianini, prima fila tutta Ducati. Bastianini, Bagnaia, Miller, quarto Martin, sesto Zarco, settimo Vignales, nono Espargaró, decimo anche un buon di Gian Antonio e basta, cioè questi le Ducati nel Q2. 6 Ducati su 6, 8 moto italiane su 12, delle quali 2 giapponesi e 2 austriache. Che per carità è il loro Gran Premio in casa e ci può stare. Ma due giapponesi no, è inguardabile, ragazzi, inguardabile. La MotoGP sta subendo sempre di più il ridimensionamento, le giapponesine
non stanno andando bene. Gli Yamaha sta andando molto male. Sei in piedi, sappiamo grazie a chi? Grazie a Fabio Quartararo, Morbidelli, cioè Morbidelli dov'è? Sedicesimo. Qualcuno si ricorda, ragazzi, di Morbidelli? Perché Morbidelli mi sembra scomparso. Non so che fine abbia fatto. Veramente, veramente, la MotoGP ha subito un ridimensionamento. Io mi aspetto che per i prossimi 2 anni ci sarà un dominio di Ducati, con l'unico che proverà a fare qualcosa a Quartararo. Se Quartararo andrà via da Yamaha, sarà un bel problema per la MotoGP, che già sta subendo adesso un ridimensionamento dal ritiro di Vale. Marquez, che praticamente non dico che ha smesso, ma quasi, e Lorenzo anche, che per carità Lorenzo non faceva niente, però quelle bagarre con Vale facevano un po' salire gli spettatori. Io non so più che dire, mi aspetto dominio Ducati per i prossimi anni. Si è ritirata anche Suzuki, quindi le uniche adesso giapponesine sono Honda e Yamaha con i loro 3 team, perché Yamaha abbandonerà anche il suo team satellite, quindi al posto che avere 5 team giapponesi ne avremo solamente 3. E anche quello, ragazzi, è veramente, la MotoGP sta subendo un ridimensionamento come Yamaha, e la certificazione anche la Sprint Race. Io, ragazzi, vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video.